Professoressa Emma Santoro, lei insieme a un'altra sua collega avete, la Casa del Libro, avete organizzato questi bellissimi incontri con l'autore e non poteva essere che meglio di quello di abbiamo questi due giorni con Dario Pontuale. Allora, diciamo che davvero racconta delle storie che sono di strettissima attualità, soprattutto perché si rivolge a un pubblico di giovani che sono il futuro del nostro mondo. Quindi azzeccata l'iniziativa e azzeccata anche l'ospite. Sì, sicuramente, azzeccate entrambe. Intanto dobbiamo ringraziare la nostra dirigente scolastica, la professoressa Concetta Cimmino, perché ci dà ormai da 2 anni a questa parte l'opportunità di organizzare e realizzare questi eventi. Noi crediamo nel potere e nella forza che ha la letteratura, pertanto invitiamo i nostri ragazzi a seguire i corsi che organizziamo annualmente e devo dire che loro ci seguono, sono interessati, intervengono e quest'anno abbiamo stabilito, io e la mia collega referente insieme a me della biblioteca d'istituto, la professoressa Anna Maria Stuccilli, di tenere un corso di approfondimento sul romanzo di formazione. Pertanto abbiamo invitato a conclusione di questo ciclo di incontri il dottor Dario Pontuale e gli abbiamo chiesto di tenere una lezione sul Sentiero di Nidi di Ragno di Italo Calvino e quindi noi adesso ci aspettiamo, ma lo sarà sicuramente coinvolgente questa lezione che terrà il critico e autore Dario Pontuale e non vediamo l'ora di ascoltarlo, di prendervi parte. In effetti il personaggio di cui stiamo parlando è davvero uno giovanissimo tra le altre cose, ma che racconta delle storie, dei romanzi che ha letto, sì. Questi che propone oggi, che sono di strettissima attualità, perché il primo che ha raccontato ieri alla cittadinanza parlava della coscienza e di quella che la gente oggi è un po' così. E poi oggi invece parlerà di guerre e purtroppo stiamo ancora in questi anni parlando di guerre purtroppo. Di guerre, perché Pinni, il protagonista del romanzo di formazione in questione, Il Sentiero dei Nidi di Ragno, appunto di Italo Calvino, è un ragazzino fortemente dimidiato tra la necessità di voler essere d'aiuto ai propri compagni e la sua straordinaria caparbietà nel voler essere anche un bambino e nel compiere questo suo percorso, processo di formazione. E sì, anche questo è quanto mai attuale, perché d'altronde noi lavoriamo con i ragazzi che stanno crescendo e quindi noi siamo fermamente convinti del fatto che la letteratura li possa aiutare. Spesso si cita Italo Calvino relativamente ai classici attraverso una frase che recita un classico è un libro che non ha mai smesso di dire ciò che ha da dire. Io preferisco un'altra citazione di Calvino tratta sempre dal suo saggio Perché leggere i classici, perché noi dobbiamo immaginare, e cito Calvino, noi dobbiamo immaginare la realtà che ci circonda come una sorta di carciofo e quindi che ha molti strati, è talvolta anche spinosa, però la letteratura è il giusto strumento per sfogliare questi strati e per arrivare al quid, all'essenza delle cose e io aggiungerei per far conoscere noi stessi, perché la letteratura ci mostra come noi siamo e anche come è il resto della società, il resto del mondo.